Ciao a tutti, io sono Carolina e vi do il benvenuto al nuovo appuntamento per i prodotti finiti, terminati e bucati, edizione marzo 2022. Cominciamo con i prodotti bucati e i prodotti terminati perché sono quelli meno rappresentativi. Per quanto riguarda i bucati, non sono riuscita a bucare nulla, anche perché per una buona settimana del mese di marzo sono stata a KO, sono rimasta a casa in malattia e non mi sono truccata se non per fare un video, quindi niente nuovi buchi. Quindi poi ne parleremo meglio nell'aggiornamento dei 22 in meno. E di prodotti eliminati, ho eliminato solo, già rivenduto su Vinted, un acquisto sbagliato che ho fatto all'inizio del mese. Dopo aver provato infatti il campioncino del fondotinta e del primer di Rare Beauty, mi sono scapicollata, scusate, da Sephora a comprarli. Ho preso sia il fondotinta che il primer. Fondotinta, benissimo, sta diventando un amore grande. Quando sono tornata a casa, però, mi sono accorta con orrore che ho sbagliato a prendere primer, perché Selena Gomez ha previsto ben tre primer viso nella sua linea. E quello che io avevo provato in campioncino, che mi era piaciuto tantissimo, era quello effetto lisciante sui pori. Invece da Sephora io ho comprato il primo che ho visto, su cui era scritto Liquid Touch Weightless Primer. Poi sono tornata a casa e era il primer illuminante. Non l'ho voluto nemmeno aprire proprio per non far partire il PAO. Ho deciso di metterlo in vendita su Vinted e è andata così. Quindi non vi so dire di come sia questo primer perché proprio non l'ho aperto. Cioè, sono tornata a casa, ho visto che avevo fatto la frittata e poi niente. Ora sto aspettando di racimolare un po' di prodotti per un futuro ordine da Sephora oppure per una futura gita in città a Bologna apposta per andare da Sephora per comprarmi il primer minimizzatore dei pori, lisciante dei pori. Ma non è una cosa tanto urgente, anche perché Martina Vinay, quando mi ha mandato il pacco, un pacchetto a febbraio, questo pacchetto conteneva anche una mini taglia del Pore Minimizer, che era un primer di Smashbox, che mi sta piacendo tantissimo. Quindi per ora mi godo quella mini taglia, poi se ci sarà, insomma, se lo vorrò ancora, comprerò il primer di Selena Gomez, o meglio dire di Rare Beauty. Ok, quindi ora tolta la parte rantumaglia, quindi terminati e bucati, possiamo iniziare con i finiti effettivi. Inizierò dai primi che mi trovo davanti, che sono i prodotti capelli. Allora, in questo mese ho finito uno shampoo. Allora, per me è un po' raro finire gli shampoo, ma non perché io non mi lavo i capelli, ma perché tendo a diluirli molto. Avendo un cuoio capelluto super reattivo che produce subito scagliette di forfora secca o che si desquama, io gli shampoo li devo usare tutti molto diluiti, altrimenti anche quelli più delicati, a meno che non siano quelli pensati per i neonati, mi danno tutti prurito, soprattutto nella zona dietro le orecchie. E ragazzi, non è bello avere la sensazione di grattazio qui dietro. Quindi ho terminato questa mini taglia, costa una decina di euro, del Wasabi Shankui, che è uno shampoo fortificante anticaduta, comprato in autunno, ai primi di ottobre, quando la caduta delle castagne picchiava duro. E l'ho finito man mano nel corso di questi 6 mesi, portandomelo più che altro nei weekend fuori dal mio compagno. Era uno shampoo che si presentava sotto forma di una gelatina verde scuro, un po' del colore del mio ombretto, con un odore erbaceo fortissimo che effettivamente aveva un grosso potere insomma, sul fortificare i capelli e sul bloccare la caduta. Però d'altra parte questo è uno shampoo che io ho trovato proprio particolarmente disseccante e nonostante l'uso di una maschera o di un balsamo i capelli risultavano sempre un po' stoppa, sempre un po' crespi. Avete presente l'effetto aureola che vi si crea qui sulla corona della testa? Ecco, questa aureola era una costante utilizzando questo shampoo, quindi se avete capelli deboli, però soprattutto nella stagione della caduta delle castagne, però già tendenti a seccarsi, questo potrebbe essere uno shampoo che o non fa per voi o che se fa per voi deve essere alternato ad altro, perché altrimenti vi desquama troppo e davvero non è piacevole. Comunque il mio shampoo preferito della vita forse è Big di Lush, quindi Lush, nonostante tutte le sue controversie, gli shampoo li sa fare bene, però in questo caso, se proprio volete prenderlo e provarlo, conviene anche la mini taglia perché costa 10 euro, invece la taglia intera ha un costo esorbitante, secondo me. Poi, sempre per i capelli, ho finito un prodotto che ho da talmente tanti anni che mi vergognerei anche a ricordare da quanti anni ce l'ho. Io
Presumo che di avercelo dal 2015-2016 questo prodotto ed è finito quest'anno. Si tratta della cheratina spray di Tess, non so come si pronunci questo marchio, comunque si trova sia da Acquestabuone che da Tigotà ed è uno spray per lucentezza barra protezione dal calore da mettere prima di asciugare i capelli con il phon o comunque prima di fare la piega. Ce l'ho avuto da talmente tanti anni, l'ho usato in maniera talmente tanto sporadica nel corso di questi anni, che io non so se questo spruzzino abbia fatto veramente tanto effetto. So solo che quest'anno, quando ho rifatto di nuovo il trasloco per venire qui, me lo sono ritrovata nelle scatole e ho detto, dai, è ridicolo tenerlo ancora, questo deve finire. E l'ho usato, non spesso, nel corso di questi mesi, da settembre ad adesso, però l'ho usato. Farà effetto? Non lo so. Boh, un po' di lucentezza la dava, però siccome il power è stato superato da un bel po', sono convinta che gran parte delle sue proprietà questo prodotto le abbia perse, quindi non so bene. Poi, unico prodotto che ho finito per il corpo, e questo mi è piaciuto tantissimo, proprio un super top, e fa ridere perché parliamo di una crema corpo che costa 1,69 € dal DM. Si tratta di questa crema balea all'avocado, che io ho tagliato perché l'ho dovuta usare fino all'ultima linguetta, della linea Natural Beauty, è ancora un profumo pazzesco, ma una crema fantastica. È una di quelle creme corpo che, avendo buoni ingredienti, deve essere ben massaggiata, ben lavorata, ben mastriata sulla pelle, preferibilmente un po' umida, perché altrimenti fa la striatura bianca che non è bellissima. Ma a me è piaciuto da morire questo prodotto. Non so se per effetto del grande massaggio nelle zone adipose, che nel mio caso sono i glutei o chiappe, la culotte de cheval e non tanto le cosce ultimamente, ma proprio i fianchi. Se metto un po' di peso, io lo metto tutto nei fianchi, proprio fa questa forma un po' a pera. Le cosce ultimamente non so se perché sono più le camminate in mezzo ai boschi, il trekking ogni tanto, le vedo un po' più sode, però i fianchi, ragazzi, sono proprio il mio punto debole. E, non so, mi vedevo più tonica, più turgida, anche se questa crema di per sé non ha un potere tensore, ha solo un potere estremamente nutriente e mi è piaciuta tantissimo. Infatti sono rimasta male quando una volta successiva sono tornata al DM e non l'ho trovata, o mi sono dovuta accontentare di altro. Comunque, se vi capita, se avete una pelle particolarmente secca oppure se vi piace stare lì a massaggiare, datemi una possibilità, anche perché per 1,70 €, cioè questo costa poco più di un caffè, manco una colazione intera allo stesso prezzo di questa crema corpo di Balea. Poi, passiamo ai prodotti viso, ne ho finiti solo 4 questo mese. Il primo prodotto che ho finito proprio all'inizio del mese è il burro struccante Radiance Vitamina C di Giada Cosmetics, che è stato, faccio vedere, proprio pulito, che è stato un beniamino proprio della beauty community italiana per un po', però io non mi ci sono trovata benissimo, nel senso è un burro struccante buono, dignitoso, però per il prezzo che costa, cioè questo io l'ho comprato in una bioprofumeria in centro a Bologna, non l'ho comprato nei vari rivenditori online perché a volte mi sento un po' in colpa a comprare dai rivenditori online quando so che ci sono delle bioprofumerie non troppo distanti da me, che magari risentono un po' della situazione di crisi economica, quindi quando ci passo preferisco fare spesa da loro piuttosto che ordinare da internet perché davvero mi vengono un po' i sensi di colpa. E è un burro, come dicevo, un burro struccante, buono, dignitoso, però non questo miracolo sceso in terra che mi aspettavo di trovare, soprattutto per il prezzo. Continuo a preferire quello di Apiarium, se parliamo un po' della stessa fascia di prezzo, anche della stessa fascia di mercato. In più, questo qui non dovrebbe essere usato sugli occhi e effettivamente un po' mi dava bruciore, quindi niente di straordinario, non penso che lo ricomprerò. Poi, sempre a tema vitamina C, questa grande cuore. L'avevo vista sul canale della mia amica Marina, Rasumashka Beauty. Io seguo sempre i suoi consigli skincare perché abbiamo delle esigenze molto simili per quanto riguarda la pelle, non tanto per quanto riguarda il contorno occhi, ma proprio per quanto riguarda la pelle tantissimo. Ed è
la maschera illuminante Yuja Nyachin di Son By Me, marchio coreano che si può reperire anche da Notino. Ecco qui, questa è la confezione sopra, tutto questo bel giallo vitaminico ed energizzante, profumo di agrume di mandarino proprio al bacio, ed è una sleeping mask, quindi una crema che va messa prima di andare a dormire, che agisce durante tutta la notte, al mattino un po' si risciacqua. Allora, non è economica perché costa circa 24-25 euro, però il costo è ampiamente ammortizzato perché io la utilizzo dal mese di novembre, siamo a marzo, quindi è durata 5 mesi con un utilizzo piuttosto costante e ho visto veramente la differenza, pelle più pulita, più illuminata, colorito più uniforme, più terso, macchiette da brufolo, da imperfezione che se ne andavano prima, perché poi combinato con l'acido azelaico questo prodotto è stato una bomba e l'ho apprezzata davvero davvero tanto, nel senso se si è costanti e se si hanno problemi di colorito poco uniforme oppure macchie da schiarire, macchioline che non ci piacciono, che stanno lì e che devono guarire, davvero questa è una linea fenomenale. Ora al mattino sto usando il siero combinato, che è sempre della stessa linea, è piuttosto forte, dà una sensazione di pruritino, però sta facendo effetto anch'esso, sono molto soddisfatta e questa è una maschera che ricomprerò, devo dire che mi manca perché vedo la differenza con questo prodotto e senza questo prodotto. Altro prodotto che mi manca, che fa male male da morire senza te, come cantava Tizi, è la Facial Moisturizing Lotion per pelli da normali a secche di CeraVe o CeraVe, che lo stesso io non voglio comprare su internet perché la farmacia del paesino dove vivo rivende CeraVe, quindi mi sembra di fargli un torto, solo che visto il grande battage sui social, il grande bombardamento mediatico, anche nella farmacia di questo paesino i prodotti CeraVe finiscono presto ed è tanto tanto tempo che non la ritrovo, quindi sto aspettando che riforniscano per ricomprarla. Ora, perché ho comprato un prodotto per pelle da normale a secca sapendo che io ho la tipologia opposta? Perché questa è stata una crema notte fantastica. A parte che contiene acido ialuronico e niacinamide, dove c'è niacinamide ci sono io, ma questa è stata un'ottima crema notte, molto facile nell'assorbimento, piacevole da stendere, profumino tradizionale, in realtà non ha proprio un odore, però ha quell'odore, quel sentore di crema tradizionale, però senza la fragranza aggiunta. Mi sono trovata benissimo e io di CeraVe vorrei provare tanti detergenti viso, però ripeto, non li trovo quasi mai qui in farmacia proprio perché fanno il fumo, ma questo è un prodotto che mi manca. Poi ho finito l'ennesimo siero contorno occhi di Potentilla, che io uso al mattino come crema occhi perché si assorbe subitissimo, quindi poi è perfetta per il correttore. L'avevo finita già qualche mese fa e avevo detto che non è niente di straordinario, però pur non essendo niente di straordinario è una crema che comunque il suo lo fa senza troppi fronzoli, senza troppi giri di parole, però la sua funzione di preparare il contorno, di dare un po' di idratazione al contorno occhi al mattino, questo la fa. Quindi anche se non è un prodotto stellare, però se fa il suo io perché non continuare a comprarlo? Questa è forse la terza che finisco. Ora sto utilizzando al mattino il contorno occhi di Sephora e mi ci trovo sempre benissimo, però devo dire che se posso alternare tra questo, quello di Sephora, il contorno occhi Ecocomero di Revolution Skincare, ecco, per il contorno occhi del mattino per ora ho trovato una trinità, una triade che funziona. Poi, ultimo prodotto per viso più o meno che ho finito è questo siero ciglia di Santé, che è si chiama Natural Lash Extension Serum, che è un marchio bio, comunque con buonissimo inci, tedesco. Allora, credo che abbia fatto piuttosto effetto come siero sulle ciglia, però ha talmente tanta percentuale di alcol dentro che tuttora
Se lo annuso, si sente un odore che pare una distilleria friulana, quindi non penso che lo ricomprerò, anche perché sto utilizzando adesso un altro siero ciglia, ancora più economico, di Evelyn, un piccolo marchio polacco, che mi sta dando subito più soddisfazioni rispetto a questo, e questo tra l'altro costa 19 euro, quindi se siete sensibili all'alcol, lasciate proprio stare. Come gran finale abbiamo i prodotti make-up che questo mese sono stati pochi. Allora, primo prodotto che ho finito proprio all'inizio del mese è qui, il Franken Bronzer che avevo ottenuto, che avevo ripressato qui in questa cialda pulita della New Romantic, non stavo perdendo i pezzi, di Beauty Bay. Quindi questo è andato, ne avevo già parlato abbondantemente nell'ultimo aggiornamento dei 22 in meno, a breve arriverà anche quello nuovo e va bene così. Vi faccio rivedere la palette tutta intera, ecco qui con la sua cialda finita e le due cialde sbucherellate. Poi ho finito quello che a breve diventerà sempre di più un santo graal, cioè no, più che il santo graal diventerà sempre di più un unicorno, ovvero il penultimo esemplare che ho in possesso della Graphic Brows della matita sopracciglia di Zoeva, sempre amatissima. Ora sto utilizzando quella di Glam Shop, però non sono entusiasta, sono molto entusiasta sempre degli ombretti di Glam Shop, ma questa matita sopracciglia non proprio. E poi, ma ripeto, ne parleremo sempre meglio dei 22 in meno, l'illuminante di E lei Girl, ve lo faccio vedere, è finito, ma non l'ho finito del tutto perché quello che mi era rimasto, e in realtà quando l'ho triturato mi sono resa conto che non era rimasto tantissimo, è andato a finire nella crema corpo che sto usando adesso e quindi mi sono fatta da me una crema corpo sbrilluccicosa per tutte le mille occasioni che ho qui in montagna di mostrare le grazie. Bene, non mi dilungo troppo su questa parte del make-up, anche perché non ho finito moltissimo e poi perché ne parleremo meglio negli aggiornamenti del Project Pen. Sarà un video di lunghezza non estrema, credo. Spero di avervi tenuto compagnia. Io vi auguro una buona giornata ovunque voi siate. Voi siate, gli paghiamo le tasse alla SIAE, lo facciamo come Gino Paoli. Vi auguro una buona giornata ovunque voi siate e ci vediamo presto. Ciao!